anzi buonasera, perché ormai sono quasi le 8 di sera. Sono appena rientrata da Milano, quindi mi vedete un po' così truccata in modo strano. Non so se si noterà dal video che ho dei glitter, delle cose, ero tutta un gloss su tutta la faccia. Vabbè, sono stata a Milano per lavoro e dobbiamo fare delle cose, insomma abbiamo sperimentato un po' e questo è il risultato. Sono in giro stamattina alle 8, anzi siamo usciti sì, prima delle 8, sono uscita di casa in realtà e sono quasi le 8 di sera, quindi non fateci caso se il mio aspetto non è proprio dei migliori, nonostante sia appunto truccata, ma credo che si veda un po' la stanchezza. Dicevo appunto che voglia ho di girare questo video a quest'ora. No, ne approfitto perché ho in giro un po' di cosette che volevo mostrarvi e sapete che finché non vi faccio il video non riesco a mettere via le cose. E per cui ne approfitto, visto che sono pochine, per girare velocemente questo piccolo video. Non c'è neanche Nicola, quindi sapete che approfitto quando non c'è lui per girare i video. E niente, vi faccio vedere due o tre cose, sono piccoli acquisti, regalini, un misto DM cinesi, un po' di cose varie. E senza perdere tempo vi mostro subito quello che volevo farvi vedere. Non so in realtà da dove iniziare, sinceramente parlando, ma sì, dai, partiamo dalle scarpe. Non c'entra niente con la stagione, lo so, ma siccome le ho trovate alla modica cifra di 6,50 euro, anche se le utilizzerò l'anno prossimo, ho deciso di acquistarle. Sono un paio di ciabattine, che ovviamente al mio moroso non piacciono, giustamente, quando mai gli piace qualcosa che acquisto, raramente. Però a me sinceramente non dispiacciono affatto, questo stile un po' così corsaro, non lo so, mi ricorda questa fibbia un po' importante. A me non dispiace affatto. Le avevo già viste quest'estate, c'era anche fatta con più listini che in realtà mi piaceva di più. Siccome comunque quest'estate ovviamente non erano così scontate, non le avevo ancora prese perché volevo appunto aspettare che si abbassasse un pochettino il prezzo. Quelle che mi piacevano tanto a me non le ho più trovate. Queste però le ho trovate a 6 euro, ho detto ma cosa non le prendo, ma sì dai ci sta, comunque una ciabattina un pochettino più elegante anche per andare al lavoro, ovviamente nera, c'era anche di altri colori ma sono andata sul nero perché comunque lo utilizzo molto di più appunto anche al lavoro, per cui ho detto ma sì dai prendiamola, un'alternativa alla mia amata Birkenstock che ci sta sempre secondo me, cioè è proprio il top, però sapete ogni tanto con qualche look un pochettino più elegantino la Birkenstock. Al lavoro soprattutto a me piace, secondo me è stilosa, però per qualcuno può sembrare proprio ciabatta della nonna. E quindi ho detto ci sta anche un qualcosa di un attimino più elegantino. E allora, elegantino tra virgolette, però sicuramente più della Birkenstock, diciamo così. E quindi le ho acquistate, appunto il prezzo era talmente basso che veramente ho detto ma sì, dai, prendiamo. E ovviamente ormai non se metteranno più, l'anno prossimo avrò una novità, ecco, che almeno avrò qualcosa di nuovo, dirò come se fosse, come se le avessi appena comprate. Poi, sempre dai China, ho comprato, vabbè, a parte che ho comprato un sacco di piante finte, lo ammetto, non è il massimo, però. Non ho molto il pollice verde, sono un po' anche pigra e a me muoiono anche le piante grasse. Per evitare ciò mi sono data le piante finte, così le compro, le posiziono, stanno lì tutta la vita e boh, non ci devo più pensare. Perché negli anni ho speso tanti soldi per le piante, anche mia mamma mi diceva, ma sì, è lei che mi ha traviato sulle piante finte in realtà, che a Nicola non piacciono, giustamente. Mi fa con tutti i soldi che ho buttato via negli anni per fiori e piante, adesso mi sono rotta e quindi preferisco prendere quelle finte, che comunque quelle che sono fatte bene, ovviamente. Così insomma risparmio comunque. Effettivamente non ha tutti i torti, quindi quando trovo qualcosa di carino, l'idea di avere del verde in casa a me piace. E quindi ho comprato diverse cosine che ho già posizionato.
Queste ve le faccio vedere, già che ce le ho qui, perché appunto non le ho ancora posizionate in casa e devo ancora trovargli una posizione, però mi piacevano troppo per cui le ho acquistate. È un vasettino praticamente in vetro con questa piantina, vabbè, ci sono ancora l'etichetta praticamente. Vaso con piantina da appendere per decorazione, grazie, lo sapevo da sola. È fatta appunto così. A me piace, c'è già diciamo qua il fil di ferro. E ne ho prese tre perché pensavo di appenderle, credo in cucina o forse in bagno, non lo so. Proprio così, cioè a distanza ovviamente. Oddio, mi si ribalta tutto qua. Sono queste tre. Pagate, boh, non lo so, 2 euro qualcosa. Però, boh, mi piacevano, erano troppo carine. Questa qua poi sembra proprio vera vederla. Cioè, vederle così non è che dite che sono finte. Cioè, sono fatte comunque bene. E quindi, insomma, mi piaceva e volevo appunto prenderne tre così. Adesso vedo, credo che le metterò in cucina alla fine, appese in cucina, vediamo. Perché in bagno sto ragionando ancora. Vabbè, tre chiodini, solo che devo aspettare ovviamente Nicola, perché credo che se mi metto io a piantare chiodi nel muro, lo faccio venire giù tutto. Quindi ho detto, aspettiamo. Poi, cosa ho qui? Regalini, vabbè, no, questi sono dei campioncini dell'erborario che... Nel centro commerciale dove lavoro c'è anche l'erborario e quindi la commessa l'altro giorno ci ha portato questi insomma, da provare. E cosa c'è dentro? Io non ho, in realtà uso pochissimo l'erborario, qualcosa negli anni ho provato, ma niente che mi è rimasto in memoria da farmi impazzire. Ecco, però crema viso antirughe con calendula, carota e ginseng. Tra l'altro, vabbè, non è neanche un brand bio, sì, ingredienti naturali, ma non ne so molto in realtà di questo brand, sinceramente. Però insomma, proveremo. Quindi crema antirughe, poi acido ialuronico, crema corpo, idratazione intensa a tripla azione. Quindi questo qui. Metterà mai a fuoco? Vabbè, tanto sono campioncini, credo che li diano a chiunque se andate in negozio. Ambra liquida, bagno gel con microsfera alla vitamina E. Questo qui. Si vedrà mai. E per finire, risposta, pulizia. Detergente fluido per l'epidermide del viso. Adazione tonificante, addolcente e rinfrescante. Beh, vabbè, questo... Dai, metti a fuoco. Ci mette troppo a mettere a fuoco. Zac. Oh là là. Ce l'abbiamo fatta. E niente, insomma, proveremo. Se sarà qualcosa di rilevante vi farò sapere. Però, insomma, carina comunque la scatolina e carine loro che ogni tanto passano a darci i loro campioncini. Poi, altro regalino fatto invece dalla mia collega. Perché ho superato una prova importante lavorativa di cui vi parlerò in un secondo momento. Allora ha voluto insomma farmi un piccolo pensierino che ho apprezzato moltissimo e mi ha fatto insomma commuovere. Niente. Mi commuovo. Comunque, mi ha regalato una matita fatta così a pennello, giusto per rimanere in tema makeup artist, e una gomma fatta a rossettino, molto, molto, molto carina. Ah, qua è chiusa, non la voglio. Con i panda, no, dai, l'apriamo. Bella, tra l'altro, ce l'avevo quando ero piccola. Queste cose sono troppo pucciose. Sono tutte brillantini. Ma si apre? Ho paura di rompere. Ah, ecco. Bellina, ma non è carina. Troppo bella. E niente, questa la matita tema pennello. E mi ha fatto veramente molto molto piacere, un gesto che non mi aspettavo e sono rimasta veramente contenta. Per cui Lu, se guarderai mai questo video, io non faccio pubblicità al mio canale e alle mie colleghe perché mi vergogno, però se dovessi capitare sul mio video... E ti ringrazio e ti mando un bacione.
Poi, altro piccolo pensierino per la stessa occasione, in realtà per un'occasione precedente che però è legata al risultato poi avuto, mia mamma, quindi dopo aver fatto questa prova, senza sapere il risultato, ha voluto farmi un piccolo regalino, eravamo insieme da OVS, tra l'altro finalmente da OVS nella mia città hanno messo, mia città, mio paese in realtà, perché in città ce ne sono vari e non tutti sono provvisti, della Make Up Revolution. Finalmente, anche appunto mia città, quella di prima, dove abitavo prima, però vabbè, insomma, è comunque qua vicino, hanno aggiornato, l'hanno rifatto tutto in generale, quindi un po' più figo, un po' più bello, un po' più curato, e hanno rimpicciolito, secondo me, un po' la parte make-up, ma hanno aggiornato tutta la parte anche di skincare con tutte le cose, maschere. C'è Omia come brand, c'è La Vera, c'è insomma un po' di cose bio, c'è Sobioethic, quindi tante cose che magari sapete, non so, cioè non che non si trovano altrove perché si trovano anche altrove, però tipo Sobioethic io non la trovo da altre parti e in realtà non ho mai acquistato niente perché comunque non ha un prezzo proprio bassissimo, ma prima o poi mi ci butterò perché comunque ne ho sempre sentito parlare bene. Però ci sono tante cose pucciose, ci sono le maschere, ci sono tante cose che veramente avrei comprato tutto quel giorno quando sono entrata. Mi sono trattenuta, non ho preso niente, però c'erano questo kit di tre prodottini che mi ispiravano, c'erano in diverse colorazioni e quindi fragranze e azioni anche. Io vabbè ho scelto questo. E siccome così ha voluto mia mamma acquistarle lei per me, farmi questo piccolo regalino. Sono della BioJ Cosmesi Naturale in esclusiva per Shaka, quindi credo che sia appunto non lo so se è un sottobrand o è un brand che poi ha fatto qualcosa per Shaka, non lo so. Comunque è prodotto da BioJ Cosmetici SRL di Brescia, se non sbaglio, sì, comunque Made in Italy. E sono tre, diciamo, mini taglie da 20 ml di scrub, maschera e crema, molto molto carini. Io ho scelto la versione antiossidante Daily Routine. Vedete, c'era energy, c'era vitamine, c'era insomma di diversi tipi e colori e frutta. Questo dice che è praticamente un mix di appunto frutta e verdura. In questo caso abbiamo il, come si dice? Il melograno, il lampone e l'arancia. Come potevo non scegliere quello? Cioè, melograno adoro, lampone pure, anche l'arancia, l'odore, la profumazione mi piace tantissimo. Per cui era un trio di frutta che mi ispirava tantissimo. L'azione antiossidante comunque ci sta. E quindi ho scelto questo. Dice con centrifugato 100% di frutta fresca, fruit e veg. Sono proprio curiosa. Quindi, appunto, abbiamo una crema, una maschera e uno scrub. Sono tutte cose che insomma utilizzo. Se fossero state cose corpo, e c'erano anche per il corpo, non le avrei prese. Dico la verità perché ne utilizzo pochissimo prodotti per il corpo, zero proprio. Adesso che c'è l'inverno, che si avvicina appunto alla stagione più fredda, poi ancora meno. Sono diventata di un pigro, non sto più mettendo neanche la crema anticellulite, anche l'olio che mettevo quando uscivo dalla doccia. Mi sono un po' impigrita perché esco dalla doccia, ho subito freddissimo e voglio subito coprirmi, vestirmi, non ci voglio star lì a incremarmi. Per quanto riguarda il viso, invece, ovviamente consumo molti, molti più prodotti. E questo mi ispirava. Non è bassissimo il prezzo perché se non sbaglio le abbiamo pagate 9 euro. Sì, quindi circa 3 euro a confezioncina che per 20 ml non è poco. E infatti non so se io per me stessa l'avrei comprati, però mia mamma, visto che li guardavo, è stata tanto carina, tanto gentile e mi ha dato la possibilità di prenderli così che posso provarli, perché magari mi scopro davvero delle cose mica male. Allora, 20 ml per un qualcosa di bio comunque non è male, nel senso che comunque ci sono prodotti che costano parecchio. Io vado sempre sul low cost, però ci sono prodotti che costano molto di più. Se questa dovesse essere una bella scoperta, il prezzo diciamo che rimane in linea, ecco, rimane nella media di quello che può essere un prezzo per un prodotto bio, anche se in realtà.
non c'è certificazione, quindi non c'è nessuna esatto certificazione in particolare che mi dica che questo è bio. L'unica cosa, appunto, c'è questo qua. Dice cosmesi BioJ, cosmesi naturale, anche se noi sappiamo che poi quando si spacciano per bio non è sempre così, ma a me non importa, nel senso che comunque io utilizzo tutto, l'importante è che i prodotti mi piacciono e che per me abbiano un effetto e mi diano un risultato che riesco ad apprezzare. Poi bio o non bio, ovvio, se trovo un prodotto che mi piace molto a un prezzo piccolo, a un prezzo basso, assolutamente sì, però non mi fossilizzo, ecco. E quindi sono molto 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 curiosa di provarli. Non le proverò subito perché ho veramente in uso tante cose, ho tante cose sia da finire che da aprire, quindi non sarà una cosa che sicuramente utilizzerò subito. Credo che arriverò l'estate prossimo ormai. Vabbè, comunque vi farò sapere sicuramente appena le utilizzerò e le proverò. Poi, vabbè, feste di compleanno, biglietti, vabbè, ho fatto la sottonata, posso che prendere i biglietti di auguri, ho preso i biglietti da invito. Vabbè, fa niente. Cosa c'è? Ah, DM, ho fatto un'altra piccola capatina al DM, questa volta mi sono contenuta, sapete che mi acquisti al DM sono una roba scandalosa, infatti non volevo andarci perché sapevo che avrei speso, e l'ultima volta addirittura ho speso 90 euro. Allora, è vero che ho preso tantissime cose ed è vero anche che ho preso delle cose anche per la casa, quindi tutti i detersivi, carta igienica, Scottex, un sacco di roba sia per il bucato che per la casa. Quindi ho speso 90 euro, un po' di cose diciamo mie e un po' di cose per la casa. Quindi comunque ho fatto una bella spesa, beh, sono uscita proprio con due borse. Questo giro ho accompagnato una mia collega, una mia amica, non metti anche mia collega, che non c'era ancora stata, e gli ho parlato di questo negozio e quindi l'ho accompagnata. All'inizio ho detto no, no, non prendo niente, non prendo niente, e poi c'era il 20% di sconto su tutto il reparto bio cibo. E quindi mi sono lasciata tentare, di solito sul cibo non guardo mai perché comunque costicchiano le cose, però c'era il 20%, quindi mi sono tolta qualche sfizio e ho comprato delle cose che devo dire mi sono piaciute molto. In realtà le ho in cucina quelle, quindi non le ho prese da mostrarvi, ve ne parlo velocemente e poi eventualmente se riesco ve le mostro in un secondo momento, se vi interessa me lo scrivete, perché non ci ho pensato sinceramente, ho detto in fretta e furia giriamo questo video e come esce e ho lasciato tutte le cose in cucina, non ci ho pensato. Comunque ho preso la crema al cioccolato fondente, quindi una sorta di Nutella però non alle nocciole ma proprio al cioccolato fondente, una bomba. E non è un'imitazione della Nutella, che a me le imitazioni della Nutella fanno cagare, cioè o è Nutella o è un'altra roba. E quindi ho voluto provare questa sperando che non fosse troppo amara, e invece è una bomba, molto buona. Più densa ecco rispetto alla Nutella, però buona. Ho preso delle pesche, no scusami, scusate, non pesche, le albicocche secche, quindi tipo frutta secca, ma non la frutta, cioè no, le pesche secche, le amo pesche, perché dico pesche? Le albicocche secche. Ero indecisa tra i fichi e le prugne, alla fine ho preso le albicocche, che tra l'altro puciate dentro nella crema al cioccolato fondente sono una bomba. Poi ho preso una salsa al curry, una salsa Thai al curry per tutti i nostri piattini thailandesi. E non solo, nel senso che l'abbiamo già utilizzata in diverse ricette, sia con le verdure che con il pollo, una bomba, buonissima, ovviamente a chi piacciono i sapori un po' speziati e a chi piace il curry, soprattutto perché sennò io non vado matta del curry, però in realtà nel mix orientale ci sta, quindi molto molto buona. Poi cos'è che ho preso? Ah, il cioccolato fondente con i frutti rossi. Anche quello molto buono, un po'. Allora, io sul cioccolato in realtà c'è cioè Lind, quello sale marino e caramello è il top, il mio preferito in assoluto. Ero curiosa di provare questo e pensavo, speravo che la frutta all'interno fosse più morbida, fosse tipo frutta candita. In realtà è dura, è come se fosse una caramellina all'interno, non so come spiegarvelo, però è fine fine e è dura come consistenza, però buono, cioè dà il sapore comunque del frutto rosso al cioccolato fondente che ci sta. E poi è difficile trovarli col cioccolato fondente, perché a volte le trovo queste cose qua un po' così, ma latte al latte non mi piacciono.
E poi cos'è che ho preso? C'era un'altra cosa. Ah, un sugo, un patè, una crema, non so come definirla, alla cipolla e tofu, che non ho ancora provato, quindi quello non vi so dire, ma sono molto curiosa, anzi mi sa che stasera mi faccio una bruschettina con sopra quella, io adoro le cipolle, tutto ciò che è cipolloso, per cui mi sono lasciata ispirare. Ce n'era una con cipolle e mele, e quello ho detto, ma che mix è? E con le mele ho detto, no, non osiamo. Quella è cipolla e tofu, è un po' più piccolina, costava un pelo di più, però mi ispirava di più. E quindi alla fine ho preso quella. E cos'altro ho preso? Ho preso una tisana, sì, di Equilibria, non mi ricordo a cosa, sinceramente. E poi con il cibo forse basta, forse. Vabbè, al massimo. Vi aggiornerò, insomma, magari riesco a fine del video vi aggiungo il pezzettino col cibo, adesso non lo so, vediamo, perché dico, ma poi. Poi, che altro ho preso? Ovviamente, già che ero lì, non vuoi fare un giretto a controllare se c'è qualche cosa di nuovo? In realtà, appunto, dicevo, mi sono trattenuta e quindi, vabbè, ho preso poca roba, vabbè, assorbenti, lasciamo perdere, non credo che mi interessi, comunque, assorbenti. Poi ho preso, ah, ma veramente poca roba. Come mai così poco? Strano, veramente molto strano. Ho preso i miei amati deodoranti Balea. Ho ripreso questo qui al Fruit Passion e Pesca perché l'ho adorato e l'ho consumato. Io me li mangio questi, veramente ne faccio fuori uno ogni. Ah, c'è il cane che abbaia. Non so se lo sentite, ma sta abbaiando. Vabbè. La via. Dicevo comunque l'ho consumato veramente velocemente e lo vedrete poi nel video dei prodotti finiti che non so se caricherò prima o dopo questo. Comunque mi è piaciuto tantissimo. La fragranza è un po' estiva, devo dire, però chi se ne frega, a me piace comunque. E l'ho ritrovato e quindi me lo sono presa. Prezzo 1 euro qualcosa solito. E ho voluto prendere anche questo al cocco e. Che è questo? Aspetta che. Al profumo di frutti. Non lo so. Qua nell'immagine c'è sul cocco e c'è su credo l'anguria. Sì. Ne avevo già preso uno all'anguria sempre quest'estate, che ho in uso ora, ce l'ho in bagno. C'era anche quello, ma ho voluto cambiare. Visto che avevo già provato quello là, ho detto proviamo anche questo. Io veramente non so più come dirvelo, li avete visti veramente in tutte le salse questi. Credo che ve li ho fatti vedere. Tutti e ogni volta che vado al DM comunque uno o due li acquisto perché io li adoro e li utilizzo, ve l'ho già detto, non tanto come deodorante ma proprio come quasi un'acqua profumata da spruzzare all over. Poi due altri prodottini, ma strano che ho preso così poca roba. Ah, ho lo scontrino. Ecco qui, crema cioccolato fondente. Crespa, baby, cito, cosa sia questa non lo so. Crespa, beh. Equilibra, snella e in linea, alla tisana. Cioccolato fondente e frutti rossi. Ah, le caramelle, ricola. Melissa e limoncello che mi piacciono molto. Salsa Thai. Quella che cos'è? Ah, crema spalmabile. Ah, ok, cipolle tofu, sì. Perfetto, sì. Ok. Cavolo, la tisana è 3 euro. Non avevo notato questo prezzo per una tisana. Vabbè. E mentre i deodoranti, vediamo, 1,19 euro, 1,19 euro. Ci sta. Poi ho preso di Balea, sto finendo questo, vabbè, questo, danno. Questo in realtà è quello nuovo, intonso, di Alverde. Ero curiosa di provare anche quelli di Balea, anche se non sono bio. Questo qua, quello nuovo, che ho di scorta in bagno, ho l'altro, che invece mi sta quasi terminando. Per cui ho visto questo, che era una limited edition, volevo provare qualcosa di un po' più fruttato. E allora ho scelto Golden Peach.
che mi ispirava non solo per la profumazione, ma perché comunque anche il colorino così rosato potrebbe diventare un qualcosa da mettere tutti i giorni che dia anche un po' di colore leggero e un effetto magari sano e rimpolpato alle labbra, almeno questa è la speranza. Adesso non l'ho ancora aperto, lo apro con voi, vediamo cosa c'è scritto. Balsamo labbra profumo di pesca, 4,8 grammi per labbra delicate, effetto glitter. Oddio, con cera d'api e cera di candelilla. Sono curiosa. Golden Peach. Ah, perché ha dei glitter, lo stick, sì, ma minuscoli, eh. Lo metto qui. Me lo mangerei, no. Beh, l'effetto glitter non c'è, cioè è invisibile. Dà un po' di luce, che ci sta, va bene. Però per il momento i glitter non sono niente di pacchiano, cioè non si vedono praticamente, sono micro, 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 e quindi daranno un po' di luce quando si vanno ad applicare sulle labbra, ma appena appena. La cosa che mi inebria, è il profumo. Ho fatto un'ottima scelta, devo dire, sono contenta. Questo pagato, dov'è? Ma dov'è? Settantanove centesimi, che sforzo, eh? Disumano proprio. E poi per finire ho preso un prodottino di al verde. È una linea, allora di questa linea avevo preso anche il tonico che però non ho ancora utilizzato. Ho visto questa che in realtà dove c'è il prezzo, diciamo, diceva che era un siero. Ero alla ricerca di un siero da sostituire a quello di Omia. Per pelli un po' impure, quindi un qualcosa di riequilibrante, qualcosa che andasse bene per le imperfezioni, perché ho tutti i sieri idratanti o antirughe, che va bene, ci stanno, ma molto spesso ho bisogno anche di qualcosa che invece mi vada a purificare. Per cui ho visto questo e ho voluto provare a prenderlo. In realtà, leggendo dietro, non dice siero, ma dice crema. Crema viso all'argilla 30 ml, che però ha il formato di un siero generalmente, quindi probabilmente loro scrivono crema perché magari la consistenza del siero è in realtà più cremosa, però magari è siero, non ho idea, perché c'erano due prodotti, sia crema, che però erano 50 ml, che il siero nel cartellino, diciamo, del prezzo. E l'ho guardato l'altro, era un 50 ml, anche lì c'era scritto crema dietro, e quindi alla fine ho dedotto che comunque poteva essere... Era più probabile che fosse questo il siero, anche se dietro c'era scritto crema. E quindi alla fine l'ho preso lo stesso e va fan brodo. Tanto comunque, cioè, male che vada, sono comunque crema o siero si utilizza, ecco. E dice crema viso all'argilla. Ricetta con argilla, sostanze attive naturali, estratto di tè verde. Agisce con azione antibatterica con cui i brufoli vengono visibilmente ridotti. La crema agisce da astringente e calmante. Il complesso di zinco agisce da regolatore. L'olio di mandorla d'agricoltura biologica controllata regala alla pelle una sensazione di morbidezza e dolcezza. Utilizzo applicare la sera dopo la detersione sul viso, su collo e décolleté. Quindi a me ha incuriosito e ho voluto provare ad acquistarla. Il prezzo, dov'è? Credo che sia la cosa che forse ho pagato di più essendo di al verde. 3,99 euro. Però vabbè, si può fare. In alternativa a questa avrei comprato quello di Omia che costava di più, costava mi pare 6 euro, 5, 6, insomma dipende, il prezzo cambia a seconda di se lo trovate in offerta o meno. Quindi ho detto provo a prendere questo. Della stessa linea la mia collega ha preso quello anti-imperfezioni, quindi quello da mettere proprio solo dove vengono i brufoli e le varie imperfezioni, che va ad agire proprio localmente su quelle imperfezioni, a bloccarle, a seccarle. Io uso in questo momento, ho fatto scorta del Blemish di MAC, che ovviamente non ha nulla a che vedere con il bio, ma io mi sono trovata sempre benissimo con questo prodotto. Per cui, siccome è uscito di produzione, quando ho scoperto che usciva di produzione, l'ho riacquistato, cioè ho acquistato tutte le confezioni che ho trovato, perché è una bomba, cioè la cosa che per me funziona meglio sulle mie almeno di imperfezioni. La mia collega mi ha detto che ha provato questo, cioè questo, quello che ho acquistato lei di questa linea.
E si sta trovando molto bene, ha detto che è una bomba anche quello, che gli è piaciuto, che li ha bloccati e nel giro di poco sono spariti, per cui me l'ha assolutamente consigliato, quindi credo proprio che quando finirò i miei vari blemish, mi butterò anch'io su quello, che comunque il prezzo anche lì 3-4 euro al massimo, contro, adesso non ricordo quanto costava il blemish, comunque sicuramente di più. E non è un prodotto bio, anche se io lo amo. Comunque, proveremo anche quello. E niente, questo è tutto per il momento. Ho cercato di essere il più sintetica possibile, anche se sapete che io non ho il dono della sintesi. Questi erano un po' i miei acquisti, un po' regalini, un po' cose così a caso, giusto per mostrarveli, per tenerci un pochettino di compagnia, perché sapete che io mi diverto a girare questi video e insomma spero che anche a voi faccia piacere sbirciare così in questi video un po' così random. E nulla, alla prossima, un bacione. Ciao ciao!